E buonasera a tutti! Buonasera, bentornati! E vai! Oggi è venerdì 16 dicembre. Stasera ci sono i Milano Storytelling Awards. Ma questa è la nostra sigla! Abbiamo i panni. Dai i panni, dai i panni. Ed è l'ultima volta. L'ultima volta. L'ultima volta. Perché Ribi, non allarmare tutti quanti per cortesia. Stavo dicendo che era l'ultima volta per quest'anno. Che invece no, già, c'è ancora venerdì 23 dicembre. Abbiamo ancora qualche puntata insieme prima della fine di questo magnifico anno. Io non ne posso più. Stai tirando le somme. Sono malata da 3 settimane, non ce la faccio più. Allora, se anche quest'anno stammi lontano, perché io non so perché sono qui stasera. Ma allora, Eribi, dici un po', cosa? Sei pronta a questi Milano Storytelling? Sì, ma tu hai votato? Certo. Io ho votato tutte le categorie. E vediamo, stasera scopriremo finalmente chi sono i vincitori, quindi guardateci, rimanete collegati. E noi non sappiamo niente, perché ci hanno tenuto all'oscuro di tutto, sapendo che ce la saremmo cantata. Esatto, non si fidano di noi, perché lo sanno che noi siamo quelli un po' più burloni del gruppo, della redazione del gruppo. Però quindi continuate a guardarci e scoprite chi ha vinto, perché dalle 21 di questa sera saremo davanti a tutti quanti i municipi. Aspetta, di Milano. Aspetta, è arrivata una velina, è arrivata velina. Anche un bellissimo, oh, no, si no, vede? Si vede, non lo so, si vede. Potremmo stare così tutta la sera così. Sì, lo posso anche stare esatto. Senza problemi. Quindi Milano Storytelling Awards, 16 dicembre, in diretta streaming su www.milanonews.it alle ore 21. Poi, con il contributo di Fondazione Cariplo, Job for Good, e il supporto di Acea, non uno di meno, e Crystal Radio. Patrocinio, con il patrocinio di Comune di Milano, Municipio 1, Municipio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tutti e 9 municipi. Esatto. Quindi continuate a guardarci e seguiteci. Esatto. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo con le nostre bellissime rubriche. Ok, vai. Pasta prima... del cuore. Proprio così, cioè pasta del cuore, ciao, grazie. Scusate, no, io voglio non la, ce la faccio. Io voglio la sigla con due cuoricini. Dai. Metti la sigla. Mettici un po' di sigla per la nostra posta del cuore. Ma che bello. Guarda che Ribi, questa rubrichetta piace sempre a tutti un sacco. Ah, perché le altre perché? No. Ma questo è un po' di più, perché tutti si ritrovano un po' sempre in queste situazioni. Ok, va bene, allora, vai. Chi ci ha scritto stasera? Ribi! Ha scritto 10. MM urge consiglio. Ok, ci sono pronta. Mi presento, sono Giulia, 25 anni. Ok, ciao. Ok. Spesso uscita da lavoro incontro la mia amica Silvia. Mm. Prendiamo la metro insieme e lei è quasi sempre con il suo capo Enrico, un ragazzo di 38 anni molto simpatico. Qualche giorno fa lui mi ha aggiunta su Instagram e con una scusa mi ha scritto. Guarda la faccia di Ribi. Abbiamo parlato un pochettino di lavoro, ma ad un certo punto mi ha chiesto di uscire per una birra. Io sono un po' imbarazzata, eppur sempre il capo della mia amica. Che cosa faccio? Accetto oppure no? Ma che te lo diciamo a fare? Ma ancora non avete capito niente di quello che diciamo. Esatto, dante il consiglio, eh? Vai! Però eri bene un po'... È un po' imbarazzante, cioè mi metto un attimo nella sua situazione. Metti caso che non lo so, le cose vanno bene, le cose vanno male, succede qualcosa, non succede niente. Capito, finisci di mezzo la sua amica. Ma perché dovrebbe finirci di mezzo la tua amica? Ma che ne sai, non puoi mai sapere. Ti ha scritto.
Certo, infatti, quindi, partiamo da questo presupposto, non sei stata tu, esatto, lui che ti ha scritto. Quindi se ti va di uscirci, esci pure, dillo pure alla tua amica, oh va che quel maniaco del tuo capo mi ha detto di uscire. Però siamo curiosi di sapere se accetterai, perché dai, veramente... esci, magari è soltanto una brava persona, bisogna parlare con qualcuno. No, guarda, sotto come Natale. Infatti sotto Natale Ribì è un cuoricino di panna. Sotto Natale, dai. Sempre con questo cappellino, cioè, se te lo dice Ribì con questo cappellino, io fossi in te accetterai. Dai, dai, esci, vai, vai. E dici un po', raccontaci che cosa, come andrà, come andrà, ammesso che andrà. Esatto, chi può dirlo. Va bene. Dai, quindi next. Ti è mai successo una cosa del genere? No, a te? Figurati, ci hai vista. Sono la cioccolataia io. La cioccolataia. No, a me non è mai successo. Però, non lo so, anch'io mi troverei molto in difficoltà. No, anch'io molto probabilmente mi farei un sacco di paranoie, però alla fine della fiera è lui che ti ha chiesto di uscire. Sì. Vabbè, vedremo come andrà a finire. Andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta. La prossima rubrichetta è quella che piace a tutti i bambini. Cioè? Ti sblocco un ricordo! Dai, sbloccaci sto ricordo! E lo sblocca ricordo di questa settimana è uno sblocca ricordo abbastanza natalizio. Così. Dai, beh, siamo in tema, direi che è giusto. Ed è, rullo di tamburi, Fantaghiro! Ma che belli che erano! Mamma mia! Quel taglio di capelli assolutamente è diventato iconico. Assolutamente. Allora, dici un po' di più però, allora, perché qui non siamo Fantaghiro? Preparati. Fantaghiro intanto è un telefilm andato in onda sulle reti Fininvest. A partire dal 1991 esistono ben 5 stagioni, 91, 92, 93, 94 e 96. Il 95 è un anno che è successo. Saltato a pietà. Di base la storia è molto semplice. C'è un re che ha già due bellissime figlie, la moglie è incinta del terzo figlio, tutti si augurano che sia maschio ovviamente, come sempre, ma nasce una bambina e oltre a nascere una bambina la mamma muore. Poverina. Comunque in un sacco di film succedono queste cose. È vero. Perché? È vero. Vabbè. In un medioevo assai che bella locandina, bellissima, avvincente. Molto. L'avevo mai vista. Praticamente questa bambina nasce, il padre la vuole uccidere subito. Così. tenta di ucciderla con una spada, ma questa spada viene, come dire, beccata da un fulmine. E da quel momento la bambina sarà protetta da questa dama bianca, strega bianca. Quindi c'è un po' anche di fantastico, magia. Eccola qua, strega bianca, bellissima, wow. Che a un tratto diventerà prima di tutto il cavaliere bianco, che diventerà maestro di vita e di scherma di Fantaghiro, ma poi diventerà anche un'oca. Come un'oca, ma per un'oca è un animale, parlante. Eccola qua, inquietante bella. Come poche con io questi occhi sembra strafatta. Infatti, ma perché gli occhi rossi? E poi c'era un altro particolare personaggio che era una pietra parlante, veramente una roba oscena brutta. Eccola, ma che bella che era. Beh, di base, cioè che a un certo punto lei, essendo un po' maschiaccio, inizia a fare cose da maschio, tipo schermare e tirare con l'arco, e nel bosco insieme al cavaliere bianco sfreccia una freccia, sfreccia una freccia e per quasi uccide un bellissimo uomo, re di un altro castello. Attenzione, qui la storia si fa intrigante, che si chiama Romualdo. Eccolo, bellissimo. Guarda che gnocco, immagino tu eri innamorata di lui, innamorata, persa. Ma anche, in realtà io ero innamorata di lui. Però c'è da dire che Alessandra Martinez, cioè Fantaghiro, era il sogno erotico di tutti i miei coetanei. Ah, ecco, tutti erano innamorati pazzesca. Di lei. Vabbè, come volete che finisca? Si innamorano, certamente, si innamorano, ci sono duelli, storie un po' così, fa anche abbastanza ridere per alcuni versi.
Ma e perché dici che tema natalizio? Cioè, perché veniva trasmesso sempre nello stesso periodo, cioè tra il 20 e il 22 di dicembre. Ah, erano soltanto due così. Serate. E ti facevi sta roba. Una volta non c'era, non c'era Netflix, si guardava la televisione e quindi tu, ragazzina, monopolizzavi la televisione di casa tua. Giusto, per guardare Fantaghiro. beh, dai, bello sblocca ricordi. Io vorrei rivedermelo perché penso di aver visto qualche pezzo qua e là negli spezzone. Anni, sai, lo tirano sempre un po' fuori. Sì, sì, a me piace guardare la televisione, ogni tanto tirano fuori queste cose. È un grande classico natalizio. Esatto. Poi quindi arrivano altri personaggi nelle stagioni 2, eh. Arriva la strega nera, arriva un gran figone che si chiama Tarabas, perché figone. Il personaggio di Romualdo, cioè Kimberly Stewart, no? Decide di non voler più partecipare alla saga, non mi ricordo se al secondo o al terzo stagione. E quindi cambiano tutto, cambiano le storie, ma rimaniamo sempre nello stesso, diciamo, quartiere. Cioè una stagione che diventa anche un po' horror, però. Addirittura. Sì. Che paura. La terza o la quarta. La terza. Bene. La terza. E quindi Questo era sblocca ricordo. Sì, ti è piaciuto? Sì, prossima settimana siamo tutti collegati il 20 dicembre a guardarci Fantaghiro. A posto, a divertitevi, posto. Divertitevi perché era molto divertente. Soprattutto date un bel occhio agli effetti speciali dell'epoca. Immagino, già dalla pietra abbiamo visto che erano bellissimi. Anche l'oca. Sì, l'oca fatta. Bello, bello sblocca ricordi, RB come sempre. Grande, ci grande. E quindi andiamo. Quasi quasi mi taglio i capelli come Fantaghiro. Ma tu non dovevi andare dalla parrucchiera? Sì, io mi aspettavo. Ci vado domani. Io mi aspettavo già di trovarti tutta nuova, col tuo cappello. Non ancora. Bene, quindi prossima settimana vedremo RB con un nuovo look. Come mai cambi look RB così? Perché tutti mi dicono che sto bene con i capelli lunghi, di conseguenza faccio il contrario. Ovvio! Bene! Quindi, ma andiamo avanti! Prossima rubrichetta! Gli sgami di MM! Cosa ci racconti oggi, allora, MM? Andiamo nel mio diario degli sgami perché ne sto trovando un sacco. Ogni giorno me ne viene in mente uno che poi dimentico. Esatto, ecco. Allora mi segno tutto qui dentro. Tutto qui dentro. Cosa mi è successo? Cosa mi hanno chiesto? Cosa hanno chiesto? Mi hanno chiesto una cicca. Ah! E quindi secondo te io che cosa ho fatto? Gli hai dato una sigaretta. Ovvio, perché tu mi conosci, lo sai. Vabbè, fumo, ma non dite la mia mamma. Ciao! Che ci guarda. Io proprio d'abitudine ho tirato fuori una sigaretta dalla mia borsa. Così. E il mio collega mi ha detto, ma sei scema, io non fumo, ti ho chiesto una cicca. E io ho continuato. Eh sì, allora vuoi iniziare a fumare? Non lo so, fammi sapere, dimmi un po'. Niente, ho scoperto che qui a Milano la cicca è rullo di tamburi, il chewing gum. Esatto, la gomma, chiamatela un po' la cingomma, chiamatela come volete, anche lì mi verrebbe da dire è il cicles, però il cicles. Però vabbè, ma neanche nel 1927 a Milano si diceva quella cosa lì, che molto probabilmente non era neanche stata inventata. Cicles, cioè la cicca, la sigaretta, il cicles e la cicca. Vabbè, ci stiamo perdendo un attimo. Però quindi, se vi chiedono una cicca, non fatevi una figuraccia come ho fatto io e tirate fuori queste gingomma. Non lo so, non riesco neanche chewing a dirlo. Si chiama chewing gum. Ma è veramente brutto e orrendo da dire. Cioè, cicles suona così bene. Dammi cicles. Sta proprio di masticare. E quindi questo qua era il mio consiglio. Mi raccomando, il mio sgamo, seguitelo e fate attenzione a che cicca dare. Bello, mi è piaciuto. Sentiamo la musichetta. Gli eventi della settimana a cui io RB non andrei. Dove ci porti, RB, dove ci porto? Ah, spero sia l'ultima volta, ma in realtà ho realizzato che c'è ancora un altro venerdì prima di Natale, quindi verranno fuori delle altre cose di Natale. Basta. Non ne posso più. Ma ti piaceva più. Così tanto il Natale, anche il cappellino a posto. Sì, ma raga, ma adesso, cioè domani
ci sarà il villaggio di Natale al Parco Trotter. Ne senti l'esigenza? No. Ok, vedi. Poi, invece, questo sicuramente ne senti l'esigenza. Vediamo, è stato inaugurato dall'8 di dicembre fino all'8 di gennaio a City Life. Il villaggio di Natale della Disney è gratis. Ma scusa, ma dove l'hanno messo? Non lo so, è City Life. Voglio andare a vedere, sono curiosa. Invece secondo me è carino, dai, la Disney è sempre bella, fa sempre cose. E poi per fortuna ci sono degli eventi che non c'entrano niente con il Natale. Bene. Domani ad Assago, domani ad Assago c'è il concerto del volo. Dai, adesso ho scoperto cosa regalarti per Natale. Un bel CD del volo per farlo volare via. Non ti piacciono? No, non mi piacciono. Purtroppo non mi hanno fatto niente. Però non niente. Mi piacciono. Va bene, noi andremo tutti ad ascoltare il volo ad Assago. E poi, ti piace Andrea Pucci? Sì, fa riderino, sì. Fa riderino. Cioè, sì, perché non troppo, neanche troppo poco. Subito dopo le vacanze, il 27 dicembre, ma poi va avanti per 8 altre date, da gennaio ad aprile. Ok. C'è il nuovo spettacolo di Pucci che si chiama C'è sempre qualcosa che non va. Beh, se fa tutte queste date, perché sarà simpatica a qualcuno, Ribì. A me no. Ma neanche un po'. Ma è il mio problema, non mi piacciono i comici. Ma tutti, cioè in generale. Di base non mi piace, non mi piace la comicità. Mi fanno ridere delle cose che non sono necessariamente fatte o dette da comici. Non so se ridere o piangere. Va bene. Andresti a qualcuno di questi eventi? A parte quello allora, di City Life? Allora, andrò a quello di City Life e vi farò anche sapere, perché ci voglio andare. Domani ci vado. Ok, così. Va non bene. Non cosa fare, magari. Ups, ho detto una parolaccia. Magari nevica anche, e quindi ci andrò. Hai visto che ieri nevicava? Hai visto? Però vedremo. Va bene, ho finito, basta. Ho finito, quindi vabbè, intanto siamo in conclusione. Ricordiamo innanzitutto che alle 21 parte la diretta dei Milano Storytelling Awards. Quindi rimanete collegati. Raccontati da tutti noi quelle che sono le realtà che hanno vinto e si sono distinte in quest'anno, ma anche negli anni passati, in alcune categorie. Esatto, ci sono 9 categorie, quindi avete prima consigliato appunto dei nomi per i nostri candidati, poi avete votato e stasera finalmente scopriamo i vincitori. Bene, no, bene. Noi ci eravamo lasciati la scorsa settimana con una domanda. Esatto. La domanda era: ma tu preferisci lo zenzero o la cannella? Allora, molti ci hanno risposto che gli fa schifo tutte e due, cioè proprio la gente non sapeva cosa rispondere, Ribì. Cioè, ho fatto una domanda un po' troppo particolare, quindi sono andati tutti nel panico. Tu cosa preferisci? Allora, io lo zenzero in realtà, anche se mi piace bere il cappuccino con la cannella. Allora direi meglio, anche se mi piacciono i biscotti alla cannella, meglio lo zenzero. Ok, quindi siamo in chiusura. Esatto, ci vediamo tra poco, rimanete collegati. Quindi vi lasciamo con una domandella, ci vediamo la prossima settimana che sarà l'ultima dell'anno. Esatto. Ok, attenzione. Quindi, cosa poteva essere un po' più natalizia di questa domanda? Vale. Ma tu preferisci il panettone o il pandoro?